prima mostra dedicata alla Vasari, che è stata realizzata ad Arezzo, quindi siamo orgogliosi, siamo a 10.000 visitatori e per noi è un grande successo. Il Vescovo è sicuramente stata una persona lungimirante, molto capace. Questa sala, diciamo, è lo scoop della mostra, perché questo è un Cristo nell'orto, proviene dal monastero di Camaldoli, dalla clausura, dall'infermeria della clausura del monastero di Camaldoli, ed è appunto la rappresentazione notturna di un Cristo nell'orto, di cui Vasari farà 5 copie nella sua vita, proprio lo lascia scritto nelle ricordanze. Anche se lui non amava molto Tiziano, era un po' geloso. Nelle collezioni diocesane praticamente avevamo tutta una serie di immagini legate all'iconografia dell'Annunciazione, quindi ho pensato proprio di dedicare anche in funzione di quello che Vasari scrive nella Vita di Spinellatino una sala all'iconografia dell'Annunciazione. È un tema che ad Arezzo troverà nella pittura, nella scultura, ma non solo, anche nell'oreficeria, grande sviluppo. E quindi diciamo che questo è un excursus proprio di immagini legate all'Annunciazione che noi abbiamo all'interno del museo. La mia attività è questa, è un dipinto su tavola del pittore aretino Andrea Dinello. No, diciamo è un atteggiamento, diciamo una delle caratteristiche di questo dipinto è che non viene rappresentata come solitamente troviamo la Vergine e l'angelo annunciante con la colomba, ma c'è anche il bambino che scende a razzo, esatto. Ma è vero che questa tavola ma nel 1796 ad Arezzo ci fu un evento straordinario, un miracolo detto della famosa Madonna del Conforto, che salvò, si dice, che salvò Arezzo dalla distruzione del terremoto. Quindi quell'evento, in quell'occasione il vescovo di allora decise di abbattere una parete del Duomo per costruire una cappella dedicata alla Madonna. Diciamo che illuminatamente gli eruditi locali salvarono questa cosa. Dell'esposizione che è la sala dedicata a Giorgio Vasari. Giorgio Vasari, non so se lei ha modo di sapere, eclettico, poliedrico, architetto, storiografo, pittore. Lui nasce qui ad Arezzo nel 1511 e per tutta una serie di episodi finirà a Firenze a studiare. La sua formazione primaria era reso con il pittore Marcin Latte, quello che ha fatto tutte le portate del Duomo di Arezzo, un pittore francese. Diciamo, lontano parente del Signorelli, quindi molto legato per la vita della tradizione pittore toscana, poi si trasferisce a Firenze. E dopo gli affreschi della leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco, non potevamo di certo dimenticarci di far vedere a Susanna Tamaro la Maria Maddalena che è contenuta all'interno del Duomo di Arezzo. È un'opera bella, magnifica, un'opera che è stata per molto tempo studiata anche per le forme della Madonna che aveva dato Piero della Francesca e che a Susanna è piaciuta fra l'altro moltissimo. Un'opera da vedere sempre perché è molto importante, è molto bella e poi è di Piero della Francesca. Un po' di noi, un po' di noi.